Sempre più spesso sentiamo o diciamo che il nostro team ha dei membri che sono a Milano, abbiamo sviluppato il prodotto invece in India o negli Stati Uniti. Quindi sempre più spesso ci troviamo di fronte a team che sono dispersi da un punto di vista spaziale, da un punto di vista del tempo e quindi dei fusi orari di riferimento o da un punto di vista della configurazione, ovvero di dove sono dislocati i vari membri del team sui vari siti in cui il team opera. Da questo punto di vista dobbiamo quindi fare attenzione a come andiamo ad agire e andiamo a gestire un team disperso geograficamente. Possiamo lavorare su questi tre elementi andando a puntare l'attenzione su quelle che sono le criticità. Se abbiamo un team che è disperso dal punto di vista spaziale, sarà una premura del manager e del team leader andare a lavorare molto più intensamente sulle norme all'inizio del ciclo di vita del team. Se invece parliamo di team che sono dispersi dal punto di vista temporale, quindi che occupano più fusi orari, il problema diventa quello di risolvere situazioni critiche emergenti in tempo reale, quindi trovare una convergenza di soluzioni per i membri. A questo punto dobbiamo lavorare sulle modalità attraverso cui i membri interagiscono sia in una situazione sincrona e asincrona. Se invece ci troviamo in una situazione di configurazione particolare del team, dobbiamo stare attenti alle situazioni di isolamento e quindi di distacco affettivo, emotivo e di accountability delle persone che lavorano nel team o all'emergere di coalizioni. Sotto coalizioni all'interno del team che possono portare a conflitti. Quindi da questo punto di vista, in questa terza situazione, lavoriamo più sul commitment e lavoriamo più sulla gestione dei conflitti. Questo cosa ci dice? Che è importante lavorare sui team virtuali non trattandoli come un unico, ma dobbiamo lavorare sui team virtuali e agire sui team virtuali in relazione al tipo di virtualità e di dispersione che essi hanno.